Sì, accolgo la richiesta di candidatura e ci tengo a ringraziare le forze politiche di maggioranza e soprattutto la comunità per l'affetto e la stima che ho ricevuto in questo tempo, in particolar modo negli ultimi giorni, e che intendo ripagare e contraccambiare veramente dando del mio meglio e col massimo impegno ed entusiasmo. Credo che sia opportuno quando si sceglie di annunciare una candidatura anche condividere quelle che sono le motivazioni. A volte mio figlio, quando gli chiedo di fare una cosa e mi dice perché, e io gli rispondo perché sì, mi dice non è una risposta sufficiente, ha perfettamente ragione. Mi impegno perché sono innamorato della mia città, sia quando è faticoso che perché fare il sindaco non è semplice, sia quando è entusiasmante. Sono consapevole, la nostra è una comunità che sa creare lavoro e per questo è uno dei punti di riferimento della provincia d'Arezzo, ma sa anche essere molto solidale grazie alla vivacità del mondo dell'associazionismo. In questi anni sono andato spesso nelle scuole perché lì c'è custodito il motivo, la spinta e gli stimoli del nostro impegno che di volta in volta scopriamo e riscopriamo. Per questo mi metto a disposizione, per una città che è produttiva, solidale e soprattutto perché questo impegno è un noi e quindi affrontiamo insieme le sfide anche complesse che ci attendono. Allora, in primo luogo è importante che questi 4 mesi siano soprattutto di lavoro più che di campagna elettorale, perché io sono il sindaco della mia città e voglio ancora dare e raggiungere altri obiettivi che sono possibili in questo periodo. Credo che la nostra città abbia due vocazioni in maniera particolare, una è quella produttiva, artigianale e commerciale. Abbiamo ancora opportunità e occasioni di far arrivare nel nostro territorio nuove aziende e aziende che danno un lavoro qualificato. Ne abbiamo una testimonianza sullo sviluppo e il cambiamento che si è verificato in particolar modo nelle aree di fondovalle, mi riferisco a Valvigna, ma non solo, anche all'area industriale della Penna, dove insistono piccole, medie e grandi imprese che sono capaci di essere innovative, di stare al passo con i tempi e anche di avere un'attenzione ai lavoratori, perché credo che questo anche sia un aspetto di interesse della nostra comunità. Bisogna consolidare quello che è il nostro tessuto sociale, perché lo dicevo prima, la nostra è una comunità solidale e bisogna porre un'attenzione particolare a chi attraversa un momento di difficoltà e anche in questo senso ci sono tanti progetti che abbiamo posto in essere ed altri li possiamo sviluppare, senza dimenticarsi di quella che è la vocazione rurale del turismo che contraddistingue in particolar modo le nostre zone collinari, un'attenzione ovviamente di coniugare quelli che sono gli interessi e i bisogni del capoluogo con quello della nostra comunità diffusa, delle frazioni che sono altrettanto importanti. E poi c'è il mondo più significativo per i genitori, per i nonni, che è quello dei nostri figli e quindi legato alla scuola, ai progetti educativi e al mondo dello sport che è particolarmente vivace a Terranova. In tutti questi ambiti bisogna continuare a lavorare con grande determinazione e grande impegno.